Vuoi una banana, Rio? Mi prendi per la gola, vero, Aja? Siamo pronti ad affrontare la giungla. Salve, sono Lindsay Pierce e mi trovo con Jem e le Hologram che si preparano a girare il nuovo rock video di Vivian Montgomery. Jem, ho sentito dire che il video sarà girato in una località segreta. Non vuoi darci almeno qualche indizio? Piacente, Lindsay, ma questa volta non potrei fare il tuo scoop. Video, come mai tutta questa segretezza? Con questa ripresa parteciperò al Festival Internazionale di Video Rock. È l'unico premio che Video non abbia vinto. E siccome non possono partecipare due film girati nello stesso posto, non vogliamo rivelarlo a nessuno. Allora tu pensi di vincere? Con gemme e le Hologram e un posto che non è mai stato ripreso finora, come si fa a perdere? Ringhiate, mie care! Ma io sto ringhiando, tesoro! Sto ringhiando da quando sono venuta a sapere di quelle rimbambite del loro video segreto. Già, avremmo dovuto girarlo noi, quel videoclip. Ah, adesso ne ho abbastanza, ho caldo e sono stanca. Ehi, la mia attrezzatura! È veramente un suicidio lavorare con voi, Misfit. Pizza! Meno male che ti ho trovata, ho delle notizie. Guarda cosa mi ha comperato papà. È il doppio della telecamera che ha quella stupida di mia cugina Video. Non farci perdere tempo, Clash. Levati di mezzo, abbiamo da fare. Tanto da non partecipare al video che vincerà il Festival Internazionale. Perché tu vuoi girare un video? Lo vuoi fare con noi? Senti, lascia perdere, l'ultima volta che ci hai ripreso è stato un disastro. Ma questa volta ho saputo dov'è la località segreta di Video. Mi sono travestita come la sua cameriera e ho scoperto dove si trova. Allora ragazze, guardate, il posto è situato più o meno qui. È un villaggio a zecco scoperto di recente. Ma si trova proprio nel mezzo della giungla messicana. Carmen, figlia mia, sarà molto pericoloso. Mamma, questa sarà la prima occasione che avrò di vedere il Messico. Mi avete raccontato tante storie meravigliose su questa terra che non vedo l'ora di andarci. Ah, non vi preoccupate, Video ha assunto la migliore guida a disposizione e poi ci sarò anch'io. Malgrado questo, andrà tutto bene. E va bene, allora vai a divertiti. Nel Messico ci sono le tue radici, cara, sine orgogliosa. Oh, lo sono già, arrivederci. È meglio restare insieme. La guida ha detto che ci saremmo incontrati qui. Buenos dias e benvenuti a Città del Messico. Io mi chiamo Luis Heraldo. Buenos dias, signor Heraldo. A quanto pare Raja si troverà molto bene qui. Permettetemi di mostrarvi un famoso tempio azteco nel cuore di Città del Messico. Questo tempio è un esempio della ricca storia del mio paese. La leggenda narra che i saggi aztechi dissero ai capi delle tribù di costruire nuove case e fattorie dove avessero trovato un'aquila. Un'aquila in cima a un cactus che stringeva un serpente fra gli artigli. Trovarono quell'aquila e cominciarono a costruire la magnifica città di Tenochtitlan. Io non ho capito, dove sarebbe questa Tenochtitlan? Proprio qui. Città del Messico fu costruita su di essa. Ci dovrebbe essere un villaggio dopo la prossima curva. Ci fermeremo lì per il pranzo. Caramba! Che pasa, Luis? Guardate! Oh, no! Ma è terribile! Luis, ma che cosa è successo? Deve essere stato il terremoto che abbiamo avuto qualche settimana fa. Prendo la cinepresa. Con le immagini di questo villaggio convinceremo la gente a mandare dei vestiti e del cibo. Dunque, vediamo un po'. Ah, eccola qui. Ehi, piccolo ladruncolo, torna subito qui, fermati! Accidenti! Ehi, guardate, ha preso la cinepresa di video! Fermati, fermati! Dobbiamo prenderlo! Dove credi di andare, mucciaccio? Lasciami andare! Va bene, ma che cosa hai con te, eh? Paco ha trovato cinepresa. Paco ha rubato la cinepresa. Va bene, adesso puoi lasciarlo, Luis. Tu habla inglese, Paco. E come? Paco parla inglese, sono intelligente. E anche svelto. Vieni qui, piccolo furfante, ci devi dare qualche spiegazione. Non hai una famiglia, Paco? No, io sono solo. Voi venite dal nord, dall'America, vero? Sì,
Oh, portatemi al nord con voi, vi prego. Tutti in America sono ricchi, hanno grandi case, anche grandi automobili e io... Paco, non si diventa ricchi solamente andando in America. Non è così. E non possiamo portarti con noi. Ma dovete, voi dovete portarmi via, io devo andare al nord. Mi dispiace molto, Paco. Paco! Lasciatelo andare, noi non possiamo fare nient'altro. Al villaggio qualcuno si occuperà di lui. Dobbiamo arrivare alle rovine prima che faccia buio. Un altro ritardo e non parteciperò al festival. Se il terremoto ha danneggiato il ponte sulle rapide, il suo video potrebbe essere finito ancora prima di cominciare. E ciù! Ma che cosa c'è? Oh, no! Mi porterete con voi al nord, non è vero? Magnifico, ora dovremo tornare al villaggio. No, dobbiamo rispettare la tabella di marcia. Non lasceremo il villaggio al nostro ritmo. Evviva! Siamo fortunati! Non c'è nessun danno al ponte! Fantastico! Possiamo passare! C'è un altro terremoto! Oh no! La nostra unica speranza è di fare marcia indietro a questo punto! Speriamo di farcela! Ottima manovra, amico. Grazie, però adesso non è più possibile arrivare alle rovine. Quello era l'unico ponte disponibile. Guardate, un elicottero! Aiuto! Venite qui, atterrate! Quasi non credo ai miei occhi. È Clash, con le Misfits. Guardate laggiù, sono già nelle hologram. E a quanto pare sono a piedi. Oh, che peccato. È tutto inutile. Devono aver scoperto la mia località segreta. Mi dispiace molto, Vivian. Adios, mammalucche! E ora che cosa facciamo? Già, siamo bloccate qui. Non vi preoccupate, conosco un'altra strada. No, c'era solo questo ponte, ho controllato sulla cartina. Non mi importa cosa dice la cartina, Paco sa la strada. Paco potrebbe avere ragione, è un indigeno, cosa abbiamo da perdere? Avete visto la faccia di video? Aiutateci, aiutateci! Figuriamoci, vuole scherzare, io che aiuto Gem! Ehi, calmate! Torniamo indietro a prenderla in giro un altro po'. Via ferma, signorita! Attenzione! Ho perso il controllo! Ecco qua, sono una buona guida, vero? Il ponte è vecchio ma forte, mio nonno ha aiutato a riparare. Paco, tesoro, ti prego, stai fermo. Visto? Non riesco a credere che siamo vivi. Non riesco a credere che siamo vivi. Eric, ma dove l'hai trovato questo residuato bellico? Io girerò quel video e arriverò alle rovine per prima. Andiamo, prendere le attrezzature. Che cosa? Vuoi farci camminare? Sei impazzita, io ho i tacchi alti. Tu sei completamente fuori strada. Noi siamo delle star, non delle vesti da soma. Non fate cadere quella roba e datevi una mossa. Perché non si trovano mai delle sabbie mobili quando ne hai bisogno? Eccoci qua, è bellissimo. Gli Aztechi avevano una civiltà incredibile. La loro città è molto più spettacolare di quanto mi aspettassi. È come trovarsi in un altro mondo. Ho un amico che realizza dei documentari per il governo messicano. È stato lui a farmi ottenere il permesso di filmare per prima questa scoperta archeologica. Mi domando dove siano le Misfits. Giusto, dovrebbero essere già qui. È strano, ma mi sento come a casa mia in questo luogo. Ce l'hai nel sangue, Raja. Vedete, è qui che gli Aztechi si riunivano per danzare e adorare i loro dei. Fantastico! Ma a voi piace il Messico? Oh sì, moltissimo! No. The sky.
Basta con questo baccano! Chi siete? E che cos'era tutto quel rumore spaccatimpani? Non era rumore, era musica. Questa è la sua opinione. Comunque, chi siete voi? Io sono Vivian Montgomery, ma mi chiamano Video. E invece lei chi è? Io sono il dottor Valdasar. Qualcuno sta male? No, Paco, il dottor Valdasar è un famosissimo archeologo. È un onore conoscerla e anche una fortuna, perché gireremo qui il nostro video. È escluso, io non vi permetterò di riprendere le mie rovine. Ma senta, noi... Attirereste solo turisti e ladri di tesori. Ma siamo venuti da molto lontano. Noi abbiamo l'autorizzazione del governo, non ce ne andremo finché non avremo terminato le riprese. E le riprese cominceranno domani stesso. Fate pure, ma rimpiangerete amaramente di essere venuti qui. Sarà meglio per te che sia così, Clash. Altrimenti ti faremo fare una bruttissima fine, te l'assicuro. Ma che cosa diavolo vorrà mai farci, Video, in un postaccio come questo? Però dovete ammetterlo, è insolito. Questo te lo concediamo. Ma non sarebbe stato forse meglio girare tutto in uno studio? Sentite, se quella cara e dolce Jen può esibirsi in una palude, lo posso fare anch'io. Avanti, giriamo. Paco, non abbiamo ancora finito. Ma io voglio andare presto in America. Voi mi portate, vero? No, non possiamo, Paco. Cerca di capire, è questo il tuo mondo. Io andrò al nord. Ci andrò, vedrete. Paco, vieni qui. Devo dirti una cosa, muchacho. Io so come puoi fare per andare in America. Davvero? Il dottor Valdasar sembra più cordiale oggi. Può darsi, ma c'è qualcosa in Valdasar che non mi convince e mi piacerebbe riuscire a capire che cos'è. Perciò, come vedi, ragazzo mio, è tutto molto semplice. E per questo lei mi porterà in America? Sì, se farai esattamente come ti ho detto. Deve solamente seguirmi. È bellissimo, vero? Sì, è vero. Ma perché non lo abbiamo detto anche agli altri? Questa è una cosa che il signor Valdasar vuole mostrare solamente a lei. È laggiù. Ma che cosa significa, Paco? Paco? Va bene, darò un'occhiata. Che meraviglia, è un antico pozzo. Oh, com'è profondo. Oh, dottor Valdasar! Questo era un pozzo sacrificale ed è così profondo che è quasi senza fine. Lo osservi più da vicino, mia cara. Jem, dove sei? Non è da lei fare così, andarsene senza dire niente a nessuno. Io ho il sospetto che Valdasar in qualche modo c'entri in questo fatto. Sono d'accordo. Su, andiamo a cercarlo. Signor, ho portato Jem dove mi aveva detto, non l'ha trovata. Sì, stava guardando da molto vicino il pozzo sacrificale ed ora togliti dai piedi. Aveva promesso di portare Paco a El Norte, ci andiamo adesso, per favore. Senti ragazzo, per l'ultima volta sparisci, vattene via. Cosa? Ha imbrogliato Paco? Dov'è Jem? Che cosa le ha fatto? Probabilmente vuoi andare a vedere di persona. Luis, Raja, aiuto, aiuto. Amigos, ce ne andiamo, via, via di qua. Questi americani hanno mandato a monte i miei piani. Luis, Raja, dove siete? Jem!
Non riesco a capire. Dove sono finiti i tesori? Qui dentro non ha lavorato un archeologo. Qui dentro c'è stato un ladro. Dov'è il dottor Baltasar? Giusto, dov'è? Ho la sensazione che trovando i tesori troveremo anche lui. È Baltasar! E sta scappando! Lui, la tua gita! Non ti preoccupare! Vai presto, sbrigati! Cosa? Ah, sì, ecco! Aggrappati! Forza, Jeff, forza! Oh, Paco, come sono contenta di vederti! Come osa dire che è un archeologo se stava derubando il proprio paese dei suoi tesori? Non mi denunciate, potremo dividerci il denaro, diventeremo ricchi. Non ci interessa il denaro, vogliamo Jem. Su, avanti, ci dica dov'è. Jem? Ah, sì, certo, vi porterò immediatamente da lei, venite. Siamo quasi arrivati. Mi aveva promesso di portarmi al nord, non volevo che ti facesse del male. Ti capisco, Paco. La strada finisce qui. Ma lei non c'è. Una tomba nascosta. Jem! Jem, sei lì dentro? Eccola là! Jem! Ma non è Jem, è un uomo. Chi è lei? Io sono il dottor Baltasar. Baltasar? Com'è possibile? E io sono Ramon Chavez. Voi siete in trappola per sempre. Lasciaci uscire, Ramon! Quegli oggetti antichi appartengono al popolo! Spiacente, dottore! Ora appartengono a me! Può darsi che un giorno un archeologo scopra le vostre ossa e si chieda a chi appartengono! No! No! Li lasci uscire! Li lasci uscire! Piccolo noccioso, tu andrai a nuotare insieme a Jem! Energy, fai presto! Mi serve tutto il tuo aiuto adesso! Che diavolo sta succedendo? Sono gli spiriti sacri degli Azzecchi! Libera i prigionieri e restituisci i nostri tesori o sarai maledetto per sempre! Ah sì, adesso vedrai! Aio! Ti prego non farmi del male, li lascerò andare e restituirò tutti i tuoi tesori! Ah, non vedo l'ora di andarmene da questa miserabile giungla! State a sentire! È una macchina! Sì sì, è una macchina! Ehi, ehi. Siamo qui! Ehi! Ehi. Mi pesti dietro! Ehi, fatti un po' più in là! Pizza non ha neanche detto grazie! E questo ti sorprende! Il governo manderà un'altra squadra ad aiutare il dottor Baltasar. Già, e i tuoi concittadini sono molto fieri di te, Paco. Muchas gracias! Ah, oh, de nada! Io non ho fatto nulla. Sai, abbiamo deciso di chiedere il permesso di portarti a El Norte. Che cosa ne dici? Oh, no, vi ringrazio, ma ho deciso di restare qui. Paco, come mai hai cambiato idea? Gli Azzecchi hanno costruito cose che i terremoti non hanno potuto distruggere. Andrò a scuola e imparerò a costruire cose che il terremoto non può distruggere.
Sono orgoglioso del mio paese e resterò qui per renderlo ancora migliore. Ora che ha vinto il premio internazionale del video rock, signorina Montgomery, che ne farà dell'assegno? Verrà usato per una buona causa che ci sta molto a cuore. Proprio così, c'è un bravo ragazzo in Messico che riceverà una buona educazione grazie a questo denaro. La leggenda narra che saggi aztechi dissero ai capi delle tribù di costruire nuove case e fattorie dove avessero trovato un'aquila. Un'aquila in cima ad un cactus che stringesse un serpente tra gli artigli. Trovarono quell'aquila e cominciarono a costruire la magnifica città di Tenochtitlan.